sono corso a provare uno dei miei regali che sono arrivati oggi. Guardate che gioiellino di Pulcinello. Volevo ringraziare Rodolfo e Raul, papà e figlio, che stamattina si sono presentati con un fascio di canne e un sacchetto pieno di mulinelli e mi hanno detto: se ti interessano te li regaliamo e se no li buttiamo via. Ma no, che non si butta via niente, non si butta via niente di questo genere, assolutamente, assolutamente non si butta via nulla. Oggi non avevo intenzione di venire a pescare, però ho subito dato una pulita e una lubrificata indispensabile, ho fatto l'indispensabile al mulinellino. E guardate che gioiellino per cominciare: mulinello dorato, carpa dorata, che bella. Non si vedeva niente, però ho provato lì sotto, sapevo che poteva essere un buon posto e non c'è voluto molto. È una tecnica troppo, troppo efficace questa, e come vedete non serve pasturare. Un attimo, e come vedete non serve misurare il fondo, devi soltanto lanciare e basta. La tecnica più semplice e più efficace del mondo, veramente. Vai a pescare con una scatola di lombrichi, qualche misura di testina, come vi dicevo l'altra volta, quando avete 1, 2. Come ti sei fatta su te? Quando avete 1, 2, 3, 5, boh, siete, a meno che non frequentate zone molto particolari, siete a posto. Le potete fare voi, come vi ho fatto vedere, potete comprarle, però se le comprate mi raccomando state attenti agli ami, perché ci sono ami delicati, ami troppo, troppo resistenti, ami che si spaccano, quindi bisogna stare un po' attenti. Ok, a proposito, già che sono qui, volevo fare un video apposta, però già che sono venuto, ma guardate che bella che è questa, guardate che bella! Questa è una specchi, poi ve la faccio vedere bene. Adesso volevo ringraziare per i tantissimi commenti, suggerimenti che sono arrivati sul nome per questa canna. Alla fine ho scelto Sanpei, me la ringrazio Marco, ma soprattutto ringrazio tutti perché mi avete dato tantissimi suggerimenti. Veramente grazie. Cercherò di sdebitarmi. Per il momento ho già dato il pesciolino a Marco, gli ho dato un cobra con gli occhi verdi, così lo proverà ad Aspi. Sanpei Road, mi sembrava il nome giusto per questa canna. Ciao! A proposito, Rodolfo e Raul non mi hanno portato solo questo, vi dicevo, un fascio di canne, alcune chicche spettacolari. Sulle canne ci vorrà un po' di tempo per farvele vedere perché dovrò modificarle come piace a me, mentre i 4-5 mulinelli che mi hanno lasciato sono tutti molto molto interessanti, tra cui c'è una chicca sempre della Daiwa, grande la metà di questo, mini spin, questo qua è il GS1, e poi c'è il mini spin che è veramente grande la metà di questo qua, lo vedrete presto in pesca. Che spettacolo, ragazzi! Grazie Rodolfo, grazie Raul,
e grazie a tutti quelli che nel corso di questi ultimi anni mi hanno portato roba da poter far vedere nei video. Che spettacolo! Guardate che spettacolo di carpotta, eh? Se volevo fare apposta, prendere un pesce così bello, non c'è. Guardate che spettacolo! Testina è quella da un grammo. Dai, stai buono un attimo. Dai, diamo, tu torna subito a nuotare. Ciao, grazie mille.